Ciao, benvenuto, io sono Lauretta Buffa e tu stai ascoltando una nuova puntata del podcast settimanale delle Vision News, le novità dal mondo del cinema e delle serie TV a cura di Visionaire. Oltre a questo spazio settimanale, tutti i giorni trovi le novità in versione breve, colorata, musicale, sui miei profili social, Instagram, TikTok, Facebook e Twitter, ma anche negli short di YouTube. Ma andiamo subito a vedere cosa è successo questa settimana. Ready, go! Siamo da poco entrati nel nuovo anno e allora diamo un'occhiata alla top 10, la classifica Nielsen delle 10 serie TV più viste nel 2023. Il primo dato da sottolineare è il caso Young Sheldon, lo spin-off di The Big Bang Theory. È stata la serie più vista negli Stati Uniti nel periodo dal 25 al 31 dicembre. Young Sheldon quindi conferma la tendenza che nelle ultime 6 rilevazioni hanno visto la serie piazzarsi sempre sopra la quinta posizione e addirittura salire al primo posto per ben 3 volte. Molto positivo anche il risultato di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo su Disney Plus, che è il terzo titolo originale più visto. La serie ha migliorato i propri numeri del 22% nella seconda settimana di uscita e confermo, perché io la sto guardando, sarà anche un titolo per ragazzini, ma io la guardo e mi piace e non vedo mai l'ora che arrivi un nuovo episodio, perché la stanno pubblicando un episodio alla volta per settimana, uno per settimana. Per intenderci. Al secondo posto tra i contenuti originali più visti c'è The Crown di Netflix, mentre al primo troviamo Richard di Prime Video. Ma parlando invece di nuovi progetti, Kit Harington, dopo il successo di Trono di Spade, si sta dedicando ad una nuova produzione. Deadline rivela che l'attore è impegnato nello sviluppo di una nuova serie nelle vesti di produttore e forse anche in quelle di attore, almeno noi lo speriamo tantissimo. Il titolo provvisorio è Empire of Dirt ed è stata descritta come un western molto britannico. In 8 episodi la serie racconta la storia di un personaggio molto influente che torna nella sua città natale ma scopre che la sua famiglia gestisce un racket di droga. E a proposito di ex interpreti di Trono di Spade, la strega rossa, ovvero Caris Van Houten, sarà tra i protagonisti di Malice insieme a David Duchovny, anche lui ex di un cult come X-Files. Si tratta di un thriller psicologico ordinato da Prime Video e secondo Variety, che ha diffuso i primi dettagli, la serie ruoterebbe attorno ad un giovane uomo che cerca di infiltrarsi in una famiglia benestante, con Duchovny e Van Houten nei panni del padre e della madre di questo gruppo familiare. Mentre ci sono progetti che partono, in casa Paramount Plus subisce invece uno stop Wolfpack, la serie ambientata nel mondo del soprannaturale con Sarah Michelle Gellar. Non ci sarà una seconda stagione. Il titolo, che è stato anche accolto, diciamo, con una certa indifferenza, raccontava di un incendio in California che aveva risvegliato un pericoloso predatore e di 4 adolescenti con un segreto che li accomunava, ovvero il morso di un lupo mannaro. Riprende invece la produzione di Daredevil Born Again, che si era fermata per 3 mesi di pausa forzata per un azzeramento del team creativo e quindi una revisione totale che era stata richiesta dal boss della Marvel Kevin Feige. La serie riporterà al centro dell'azione l'eroe interpretato da Charlie Cox, rendendolo a tutti gli effetti canonico nel Marvel Cinematic Universe dopo la parentesi della serie che era stata ospitata su Netflix e che lo aveva visto già protagonista. The Hollywood Reporter ha rivelato anche delle importanti novità, ovvero il numero degli episodi sarebbe sceso da 18 a 13 e, per accontentare i fan, tornerebbero nel cast anche altre 2 star della serie originale Netflix, cioè Deborah Ann Woll ed Elden Hanson, che riprenderanno i ruoli di Karen Page e Foggy Nelson. Notizie comunque per il momento ancora non confermate né da Disney Plus o da Marvel. A proposito di riprese, in casa Netflix sono iniziate quelle per la 3ª stagione di Avvocato di Difesa, The Lincoln Lawyer in originale, la serie ideata da David E. Kelly che si basa sui bestseller di Michael Connelly. In occasione dell'annuncio della partenza, Netflix ha pubblicato sui social 2 foto che rivelano la presenza sul set di Neve Campbell, che tornerà nei panni di Maggie, quindi la prima ex moglie di Mickey. La 3ª stagione avrà 10 episodi e si baserà sul libro intitolato Il Dio della Colpa.
Rimaniamo in casa Netflix, ma con un film. Gli amici Ben Affleck e Matt Damon torneranno a lavorare insieme sul set del thriller Animals. L'unico dettaglio che è trapelato sulla trama è che al centro del racconto ci sarà il rapimento del figlio di un uomo candidato alla carica di sindaco. Le riprese inizieranno a Los Angeles in marzo. IndieWire ha rivelato che il film sarà prodotto dalla Artist Equity, società di Damon e Affleck. E sempre a proposito di film, segnalo un'aggiunta al cast di A Complete Unknown. Il film biografico su Bob Dylan, diretto da James Mangold, potrà contare anche su Edward Norton, che arriva in sostituzione di Benedict Cumberbatch, che ha dovuto abbandonare il ruolo del cantante folk Peter Seeger, che per Dylan fu un punto di riferimento. Cumberbatch ha dovuto rinunciare a causa di conflitti con impegni precedenti. Nel cast del film, Timothée Chalamet nei panni di un giovane Dylan e Ellie Fanning. A Complete Unknown entrerà in produzione a marzo. Ma per finire parliamo di Chris Evans, che sarà il protagonista del prossimo film di Ethan Coen. Sarà una commedia nera, si intitolerà Honey Don't e sarà la seconda regia di Ethan Coen senza il fratello Joel. Il film sarà ambientato a Bakersfield in California e Chris Evans interpreterà il leader di una setta. Nel cast anche Margaret Qualley e Aubrey Plaza nei panni di un'investigatrice privata e di una donna misteriosa. Honey Don't dovrebbe entrare in produzione in New Mexico alla fine di marzo, per arrivare poi al cinema nel 2025. Ma ora parole di stelle. Per avere labbra attraenti, pronuncia parole gentili. Lo ha detto Audrey Hepburn. Per il momento è tutto da Lauretta Buffa e da Visionaire, ma se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, vieni a trovarmi sul sito visionaire.fm oppure ci leggiamo tutti i giorni su Instagram, Facebook, TikTok e ci vediamo su YouTube. Al prossimo episodio!